con il voto favorevole di tutti i gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza, l'Assemblea consiliare ha deliberato ieri sera l'adozione del piano attuativo AT1 di Casale, che di fatto recepisce la richiesta della parrocchia di Casale per la realizzazione di un ostello della gioventù e residenze private, così come evidenziato nel progetto preliminare redatto dall'ingegner Sebastiano Moioli. In sostanza, nel piano attuativo che interessa due lotti poco distanti fra loro, verrà realizzata una struttura ricettiva che andrà a rispondere alle esigenze sociali e culturali non solo della frazione Casale, ma anche di tutta la comunità che gravita nella Valle del Luglio. Il progetto prevede la realizzazione di una struttura ricettiva su un'area di proprietà della parrocchia di circa 1000 metri quadri, area sulla quale esiste attualmente un edificio del quale è prevista l'intera demolizione. In linea con le norme tecniche di attuazione del piano di governo del territorio, l'area interessata è classificata come area di trasformazione e i parametri urbanistici consentono una superficie di 900 metri quadrati, mentre a progetto vengono realizzati 629 metri quadrati su due piani, alcuni spazi di servizio e posti auto ricavati nel piano interrato. Al piano terra il progetto prevede una sala mensa servita da cucina e una sala per ritrovo e il tempo libero, mentre al secondo piano vengono organizzate le camere per gli ospiti con circa 22 posti letto distribuiti in 5 camere. Nello schema di convenzione tra parrocchia e comune è prevista la cessione in uso per 99 anni dell'edificio e delle aree di pertinenza al comune anche per finalità elettorali per un periodo massimo di 20 giorni all'anno consecutivi o disgiunti. Si è poi tenuta la prevista pubblica assemblea per l'illustrazione del bilancio di previsione 2010, assemblea andata quasi deserta, che ha visto l'assessore al bilancio Roberto Benintendi sottolineare le grosse difficoltà incontrate nell'impostazione del bilancio, dovendo, nel rispetto del piano di stabilità, contenere le spese anche se si sono aperti alcuni spiralli fra le pieghe dello stesso bilancio con circa 1,5 milioni di euro che è possibile recuperare per far fronte alla copertura di alcune opere non procrastinabili. Il bilancio di previsione 2010, che sarà discusso e approvato venerdì 22 gennaio, presenta un quadro riassuntivo di entrate e spese pari a circa 20 milioni di euro, con la previsione di un avanzo di amministrazione di circa 2 milioni e 700 mila euro. Da Albino, linea allo studio.